Grazie Presidente. Signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri. State. Un attimo di silenzio, un attimo solamente, consigliere Puleo. Solo un chiarimento. Consigliere Puleo, grazie. Presidente, se io non vengo interrotto cercherò di rientrare nei limiti di tempo che mi consente il regolamento. Sì, grazie. Questa, per la gravità degli argomenti trattati, sarà sicuramente il Consiglio Comunale, se non il più importante della storia di questo Paese, sicuramente il più importante di questa consiliatura. Oggi ci apprestiamo ad ufficializzare il fallimento del comune di Partinico. Questo consiglio comunale deve assumersi delle responsabilità che questa amministrazione non si è voluta assumere in tempi non sospetti e nemmeno tramite una deliberazione della giunta stessa. Oggi, cari colleghi e care colleghe, siamo chiamati al posto del primo cittadino e della giunta a spiegare alla città che il comune di Partinico, come appena ha detto anche il sindaco, non può più garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili in quanto esistono nei confronti dell'ente dei crediti di cui non si può far validamente fronte. Le ragioni delle attuali criticità del comune di Partinico, di cui alla proposta di delibera di dissesto finanziario che viene sottoposta al Consiglio Comunale, sono rintracciabili nella serie delle entrate e delle spese complessive, le quali vengono riportati per gli anni dal 2007 al 2016, sia in termini di competenza, quindi accertamenti e impegni, che in termini di cassa, riscossioni e pagamenti. Tutto ciò fornisce un primo sguardo, a primo sguardo, dei risultati assolutamente positivi, dato che dalla verifica degli equilibri fatta per ogni anno si ottiene una somma in entrata quasi sempre maggiore di quella spesa. E che certamente è positivo anche il risultato complessivo del decennio. Competenza 4.700.000, cassa 1.200.000. Il problema, cari colleghi e cari colleghe, è che questi soldi sono al lordo dei prestiti accesi e che i pareggi di bilancio previsti per legge e da rispettare nella gestione sono stati ottenuti ricorrendo a un indebitamento che negli anni si è accresciuto. Negli anni sono stati fatti debiti per ripagare debiti. Il dato della gestione di competenza che si avvicina alla situazione reale dell'ente è quindi quello del saldo esclusi prestiti. Io pregherei il consigliere Iacono, siccome ho ascoltato in assoluto silenzio il tuo intervento, prego di fare altrettanto. Quindi sono soldi, sono somme che al saldo esclusi i prestiti. Quindi alla luce di questo in realtà si tratta di un bilancio estremamente negativo. Molti dei punti elencati in premessa dalla proposta di deliberazione sono epifenomeni che scaturiscono proprio da questi squilibri. Così è per l'uso che c'è stato delle anticipazioni di tesoreria, per la presenza di pignoramenti e per lo sforamento dei parametri di deficitarietà strutturale. Altri sono da individuare come fatti di cattiva gestione, come gli oneri di urbanizzazione una tantum, imputati tra
le entrate ricorrenti e l'utilizzo improprio delle partite di giro, la mancata conciliazione finanziaria con RSU, SPA e così via. Quelli che invece sono da considerare i dati strutturali da cui il dissesto trae origine sono: 1. La bassa capacità di accertamento delle entrate tributarie, favorita da consistente evasione non citata in premessa ma sicuramente presente. La bassa capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie accertate, con conseguente incremento dei residui, il danno gestionale è che di questi tributi una quota crescente non è stata riscossa, mentre i residui attivi che si creano sono di difficile esazione. Quelli passivi sono debiti più certi e creano disavanzo. 3. L'esistenza di consistenti debiti fuori bilancio, oltre 4 milioni e mezzo, e tutti sappiamo che i debiti fuori bilancio sono impegni di spesa senza copertura finanziaria. La domanda è: si sono creati per disattenzione dei responsabili dei servizi o per responsabilità politica? Su ognuno di questi punti, signor Sindaco, occorre l'acquisizione di informazioni dettagliate, un'opportuna analisi e l'individuazione di cause gestionali, perché senza questi elementi si tornano a ripetere gli errori del passato. Non ho problemi ad affermare che negli anni passati il debito è stata la grande leva che ha permesso ad un sindaco irresponsabile di poter disporre di notevole entrate aggiuntive per finanziare, tra l'altro, propaganda elettorali e clientelismo. Sono state inventate disponibilità di cassa prive di reali coperture, che hanno consentito di presentare agli elettori bilanci allegri e falsati, lasciandoci oggi in eredità l'onere di dover far fronte ai deficit che man mano si sono accumulati. Tuttavia, a pagarne il prezzo maggiore sarà, come sempre, la cittadinanza. So benissimo che questa amministrazione non ha nessuna responsabilità amministrativa e che se ci ritroviamo con le casse comunali disastrate, i responsabili vanno cercati tra coloro che vi hanno preceduto al governo di questa città e che per quasi un decennio hanno nascosto la polvere sotto il tappeto. Noi non dimentichiamo che nell'ultimo decennio sono stati approvati bilanci con tempistiche ampiamente sforate, lo diceva anche la Presidente di Commissione, con irregolarità che hanno palesato le falsità di quanto rendicontato, previsioni di entrate gonfiate, debiti fuori bilancio senza coperture e che comunque non sono mai stati portati dentro quest'aula, disastri amministrativi eccezionali che non vengono risolti, come i conti col lato rifiuti e il nuovo piano Aro, che ci costerà più di quanto il Comune riesce ad incassare, debiti su debiti oltre al disservizio creato. I crediti non più esigibili che il nostro Comune vanta da decenni, ma che sono rimasti soltanto soldi virtuali. E come dimenticare il maldestro tentativo di quei famosi 2.200.000 euro inseriti in bilancio il 5 dicembre 2014, in pratica l'ultima spiaggia per far quadrare i conti, e mi riferisco alla determina sindacale numero 55 diretta al ragioniere generale del Comune, dovuti a titolo di risarcimento danni da parte della distilleria Bertolino. Parliamo di una sentenza che non è mai stata applicata perché è stata bloccata dal Tribunale di Palermo, perché si è risolta diversamente, anche se non del tutto.
sono stati definiti debiti fuori bilancio voci di spesa assurde, come le spese legali dell'ente, le utenze elettriche degli uffici, i debiti creati attraverso la cattiva gestione della raccolta dei rifiuti, le quote di adesione al GAL, solo per citarne alcune tra le più strampalate, come se si trattasse di spese non prevedibili. Signor Sindaco, quando la sua giunta si è insediata, avevate una priorità, un vero e proprio obbligo morale nei confronti della città che vi ha eletto perché ha creduto nel vostro tanto sbandierato cambiamento, ovvero l'annunciata ma mai messa in pratica operazione verità sui conti dell'ente. Solo così lei avrebbe potuto spiegare alla città cause e responsabilità dei nostri conti in rosso, e invece ha fatto tutto il contrario di quello che andava fatto. A partire dalla conferenza stampa convocata per discutere dell'argomento in questione, quando disse: la situazione è tragica, ho le mani legate, c'è poco da fare. Mi duole farle presente che qualsiasi istituzione, e me ne dispiace dirle questo, ma qualsiasi istituzione seria, nel momento in cui ammette difficoltà di questo tipo, un minuto dopo si dimette per manifesta incapacità. Ha tenuto per sé la delega al bilancio, malgrado non fosse un tecnico e non ha ritenuto opportuno essere affiancato da tecnici, esperti di bilancio e di dissesto finanziario. Ha portato il comune di Partinico al dissesto finanziario per decorrenza dei termini, perché non ha ritenuto credibile nessun piano di riequilibrio, malgrado il caposettore della Ragioneria Generale ha più volte sollecitato la Giunta affinché arrivassero direttive politiche forti e precise, che non sono purtroppo mai arrivate. Non ha relazionato alla città queste sue legittime perplessità. Non ha mai fatto una seria analisi assieme a tutti i capi settore, che sicuramente la sanno più lunga di tutti noi qui dentro, condividendola con la città e con tutte le forze politiche e sociali. Tutte queste mancanze mi fanno presupporre che questa amministrazione non ha chiaro nemmeno il quadro che si prospetterà a partire da domani, perché se non avete chiaro cause e responsabilità, gli errori del passato torneranno sicuramente a ripetersi. Quindi altro che risanamento in un anno e mezzo. Esempio eclatante può essere ciò che è accaduto ad un comune siciliano, il comune di Palagonia, che ha dichiarato dissesto per ben due volte, nel 1994 e nel 2014. Quello che manca, e che personalmente chiedo da quando vi siete insediati, è proprio una relazione sulle intenzioni future di questa amministrazione. Sarebbe stato utile e interessante apprendere dall'amministrazione che tipo di impostazione vuole dare alle politiche che dovrà adottare, le quali saranno sotto la lente di ingrandimento del Ministero dell'Interno, e in particolare a proposito della gestione della raccolta dei rifiuti, per anni gestita da una corruzione clientelare che ha fatto le fortune politiche di qualcuno ma ha creato solo disservizi e aumento dei costi per la cittadinanza. Della gestione dei servizi cimiteriali, che rappresentano una delle poche entrate certe e importanti del bilancio comunale, somme che il suo assessore Lodato freme per far gestire ai privati. Della gestione del servizio della pubblica illuminazione, argomento che sarà a breve discusso in quest'aula. Della gestione del personale comunale, che oltre a rappresentare una notevole voce di spesa, a breve si ritroverà ad avere dei grossi buchi per via dei pensionamenti in atto, soprattutto di quei dipendenti formati. Quindi chiedo,
se è in programma la formazione soprattutto di quei dipendenti che dovranno andare a sostituire capi settore che a breve saranno pensionati. Della gestione del servizio posto presidente. Della gestione del servizio di riscossione dei tributi. Per anni abbiamo fatto gestire alla Ferit prima e Riscossione Sicilia poi un servizio che potrebbe benissimo essere gestito dai nostri uffici, anche per facilitare il pagamento da parte dei cittadini morosi, morosi per necessità. Infatti mi chiedo e vi chiedo se il comune di Partinico non riesce a far pagare 10, com'è pensabile chiedere di pagare 100, soprattutto a chi vive situazioni di disagio economico? Per queste ragioni, signor Sindaco, lei non passerà alla storia come colui che ha salvato il comune di Partinico. Purtroppo passerà alla storia come colui che ha fatto ufficialmente fallire l'ente senza averne un briciolo di responsabilità. Signor Sindaco, prenda atto di non aver saputo gestire questa prima fase del suo mandato, che sicuramente sarà la più importante. A dire il vero, era ampiamente prevedibile. Lei ha prestato il suo volto pulito e la sua intelligenza a chi oggi, pur sedendo tra i banchi della maggioranza, ha approvato bilanci falsati e sostenuto fino alla fine la passata e fallimentare amministrazione Lo Biondo. Guardi bene la sua maggioranza, la guardi bene. Oggi forte dei suoi 17 consiglieri comunali, perché da domani, una volta scongiurato il pericolo dello scioglimento di questo consiglio comunale, lei potrebbe sin da subito diventare un sindaco di minoranza di un comune in dissesto finanziario e quindi con pochi margini di manovra. Io, signor sindaco, prometto lealtà a questa istituzione, non certo fedeltà. La fedeltà la prometto alla cittadinanza e a questa comunità. Per tutte queste ragioni non posso votare favorevolmente quest'atto deliberativo. Grazie.